una mangiatoia selettiva per lo scoiattolo rosso, ovvero è una mangiatoia in cui dal foro di entrata si vede che possono entrare solamente scoiattoli rossi, perché chiaramente il diametro è limitato, è contenuto e non permette l'ingresso di scoiattoli grigi. Andiamo a controllare il consumo. La mangiatoia 2 giorni fa era piena, stamattina possiamo vedere come sono rimaste solamente 6 noci intere, quindi questo significa che lo scoiattolo rosso è passato, ha visitato la mangiatoia e se ne è uscito a pancia piena, possiamo dire. Il senso di mettere queste mangiatoie è quello chiaramente di sostenere la popolazione residua di scoiattolo rosso. Queste mangiatoie le andremo a utilizzare anche in aree urbane intorno alle abitazioni, perché sappiamo che sono quelle aree dove lo scoiattolo rosso è ormai scomparso, ma dove ha tutte le possibilità di tornare a breve, e grazie al progetto che stiamo portando avanti. Su una mangiatoia per scoiattolo non selettiva, che cosa significa? Che qua può accedere alle noci sia lo scoiattolo rosso sia lo scoiattolo grigio americano, quindi la specie alloctona, alzando semplicemente il tetto della mangiatoia e accedere così in maniera molto facile alle noci. L'utilizzo di questa mangiatoia può essere fatto in aree dove sappiamo che c'è solamente lo scoiattolo rosso, o in aree dove dobbiamo verificare la presenza dello scoiattolo alloctono, dello scoiattolo americano. Per cui con questa noi riprendiamo chi sta accedendo alle noci e sappiamo se in quell'area è presente la specie autoctona, lo scoiattolo rosso, la specie da tutelare, o lo scoiattolo grigio americano. Allora, questa mattina andiamo a controllare le trappole in un'area vicino al quartiere di San Marco, quindi siamo sempre nelle vicinanze della città di Perugia, e questa è un'area che a noi ci preme particolarmente, perché può essere un'area, un corridoio ecologico, un'area da dove gli scoiattoli grigi, molto presenti nella zona di Monte Malbe, vanno verso nord, in un'area naturalisticamente molto interessante, che è quella della zona dei Conservoni. Per cui monitorare quest'area è importante per far sì che questi scoiattoli grigi non si espandano più a nord, ancora più a nord. Il coraggio lo stiamo facendo con le trappole, perché dobbiamo essere sicuri che se passa uno scoiattolo grigio questo debba essere catturato. Perché abbiamo catturato uno scoiattolo rosso, e la prima operazione da fare è quella di coprire subito la trappola affinché l'animale non si stressi più di tanto. Dopo aver coperto accuratamente la trappola, iniziamo, diciamo, tutte quelle procedure, tutte quelle operazioni che servono ad identificare l'animale che abbiamo catturato. Allora, la prima operazione da fare è andare a pesare l'animale. Questa operazione la si fa tramite questa sacca di cotone in cui verrà inserito l'animale. Dobbiamo assicurare un'estremità, che poi vedremo dopo a cosa servirà. Ok, così siamo pronti per far uscire lo scoiattolo rosso. Poi, che unità gestionale siamo?
intanto verifichiamo che l'animale non sia marcato. L'animale non ha marche auricolari, quindi non è stato mai catturato. Vediamo che lo scoiattolo esca dalla trappola. Questo sul buco? Sì. Ok. La pesatura dell'animale si effettua con tutta la sacca, noi sappiamo chiaramente quant'è la tara, 600, quindi è uno scoiattolo che pesa 380 grammi. Allora adesso è il momento di tirar fuori lo scoiattolo rosso per andare ad identificarlo, ovvero a vedere il sesso dell'animale e le condizioni riproduttive, che sono molto importanti, e il colore del mantello, perché ricordiamo che lo scoiattolo comune si chiama, hai detto rosso, ma lo troviamo in molte colorazioni che vanno dal marrone al grigio cenere. La differenza fondamentale sta nella coda e nelle dimensioni con lo scoiattolo grigio, per cui dobbiamo sapere anche questo quando andiamo a prendere in mano scoiattoli, che lo scoiattolo rosso non è effettivamente sempre rosso. Ok, allora la prima operazione che facciamo è andare a marcare l'animale. La marca auricolare numero 33. Basti pensare che questo sta a significare che noi dentro il progetto abbiamo preso solamente 33 scoiattoli rossi a fronte di più di 800 scoiattoli grigi. Questo insomma ci indica quanto la situazione conservazionistica del nostro scoiattolo sia deficitaria. Questa è una femmina, è un mantello che possiamo definire rosso, e andiamo a prendere la misura del piede. Ma io tipo? Sì. Le condizioni riproduttive, non è una femmina in estro e non è una femmina che ha partorito nell'ultima stagione. La lunghezza del piede si prende alla parte terminale del piede, non considerando l'unghia, e possiamo dire che è 52 mm. Ok? Adesso siamo pronti al rilascio perché abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare. Allora, la scheda di cattura è composta di una serie di campi che corrispondono alle informazioni che riteniamo utili prendere su questi animali. Quindi ovviamente la data, se l'animale è stato catturato la mattina o il pomeriggio, in che unità gestionale si trova, perché tutto il territorio è stato suddiviso in unità gestionali, l'area specifica di cattura, che sono delle sottounità sostanzialmente, il codice identificativo della trappola, che è poi il codice con cui è memorizzato all'interno del GPS e quindi è lo strumento tramite il quale noi riusciamo a raggiungere la trappola sul territorio. Questa è la marca o la targhetta, insomma, che viene applicata ad ogni singolo individuo in modo che nelle successive catture sia possibile identificare l'individuo che è stato già catturato. Il sesso, se si tratta di un evento di cattura o di ricattura, il peso, e poi abbiamo delle informazioni aggiuntive che sono appunto la dimensione e lunghezza del piede destro, le condizioni riproduttive, il colore del mantello, se ci sono delle lesioni cutanee o degli ectoparassiti, e ovviamente il campo note per aggiungere qualsiasi altra informazione riteniamo utile.
Il progetto Life You Save Rats è un progetto che è coordinato da ISPRA e condotto con una serie di altri partner, tra cui la Regione Umbria, Legambiente Umbria, e adesso è nella sua fase finale, ecco, nell'ultimo anno di attività. Sono state molte le attività che sono state svolte nel corso di questi ultimi 3 anni. E sono state tutte attività mirate a riportare lo scoiattolo rosso nelle zone di Perugia. Quindi attività concrete di conservazione per favorire il ritorno dello scoiattolo, che in realtà è sempre stato in parte presente nei nostri territori, ma con densità molto basse. A seguito delle attività di progetto, lo scoiattolo rosso sta incrementando le proprie densità locali anche in aree centrali della città di Perugia o in zone importanti anche dal punto di vista naturalistico, come la zona di Monte Malbe o in altre aree come quella di San Marco e dei Conservoni. In ultimo, un'area in cui adesso diventa sempre più facile osservare degli scoiattoli rossi è quella in cui ci troviamo adesso, e che è l'area del percorso verde di Pian di Massiano, dove il progetto ha anche in programma altre attività proprio per riportare gli scoiattoli in questa zona. Il percorso verde c'è da sempre una storica popolazione di scoiattolo rosso, oggi purtroppo molto ridotta, ma possiamo dire che con gli interventi che abbiamo fatto e che faremo abbiamo ripresa per i ciuffetti auricolari, possiamo dire. E a breve rilasceremo alcuni individui di scoiattolo rosso. Diciamo, adesso ci sono le condizioni per farlo. Il percorso verde è un'area molto idonea ad ospitare una popolazione di scoiattolo rosso. Lo vedete, ci sono abbondanti conifere, per cui diciamo è un'area elettiva per lo scoiattolo rosso. Ripopoleremo quest'area e faremo sì che, monitorando tutti i corridoi di ingresso verso quest'area, lo scoiattolo grigio non torni, non vada a rioccupare una nicchia storica della specie nella città di Perugia. Sono molte le attività che anche con la collaborazione di cittadini possono essere fatte per favorire la nostra specie, lo scoiattolo comune o rosso, come per esempio apporre delle mangiatoie selettive che abbiamo visto nel proprio giardino, foraggiarle con noci o nocciole, che sono, diciamo, frutti che rientrano nella dieta dello scoiattolo comune. Si può segnalare la presenza dello scoiattolo rosso, per esempio, nel proprio giardino, specialmente questo nell'area di Monte Malbe può essere interessante, perché a noi ci serve per capire quanto le attività di gestione favoriscano il ritorno del rosso. Come diceva la mia collega, lo abbiamo già visto, lo stiamo vedendo, ma sempre più nel tempo auspichiamo che lo scoiattolo rosso possa tornare dove è sempre stato e in quello che è il suo ambiente naturale. Diciamo che è servita ai bambini per conoscere in maniera più approfondita l'esperienza del bosco, della campagna, perché i nostri piccoli alunni, nonostante abitino da tanto tempo anche nelle zone di campagna, non conoscono, diciamo, queste zone in maniera più approfondita, nella loro biodiversità soprattutto, e soprattutto non era una conoscenza del problema dello scoiattolo rosso, del rischio estinzione dello scoiattolo rosso. E quindi questo è servito a loro e a noi anche, soprattutto per approfondire questa tematica, per comprendere l'importanza della collaborazione fra le persone, nella natura, conoscere la pianta, rispettare la pianta, perché magari è fonte, diciamo, di nutrimento per gli stessi animali. E quindi questo, ecco, è servito a noi, è servito ai bambini per conoscere questa problematica e riuscire anche a risolverla, perché poi ai bambini era stato insegnato a riconoscere, a distinguere lo scoiattolo rosso dallo scoiattolo grigio. E quindi, se è capitato loro di fare questa esperienza nel bosco con i propri genitori, perché noi non abbiamo avuto ancora la fortuna, quando facevamo queste uscite, di incontrare lo scoiattolo rosso, di riconoscere e indicare laddove c'era lo scoiattolo rosso e, diciamo, dove stava cominciando ad iniziare il ripopolamento. Thank you.
Con il progetto Life You Save Reds, Legambiente partecipa a uno dei progetti di conservazione della natura più difficili, salvare delle specie cosiddette minori, in questo caso lo scoiattolo comune, lo scoiattolo rosso, che è un anello fondamentale degli ecosistemi boschivi e forestali italiani. È una piccola specie molto delicata, dove l'impatto delle specie alloctone o aliene è veramente cruciale, perché porta alla scomparsa, all'estinzione di questa specie. E questi piccoli anelli però sono i costruttori, come dire, gli agricoltori del bosco. Senza le loro modalità di conservare il cibo, il bosco ha molte più difficoltà a rinnovarsi, quindi tutto quello che dentro il bosco vive senza lo scoiattolo europeo verrebbe a mancare, avrebbe una grossa perdita. È una sfida importante che stiamo vincendo. In Umbria lo scoiattolo rosso ha cominciato a ricomparire in diverse aree. Nei prossimi anni, con l'impegno di tutti, speriamo davvero di metterlo in salvo.